Sono stati 3 giorni di totale immersione nella musica blues, nella sua storia, nelle sue innovazioni con il Jazz Blues Festival di San Martino in Pensilis, arrivato alla sua 4ª edizione dedicato alla memoria di Lino Musacchio. Seminari di musica e workshop durante il giorno, concerti e jam session invece fino a notte fonda, abbinati all'innovativa formula dello street food, con la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione locale grazie all'impegno della Proloco e di Moliset, con un ospite d'eccezione per l'ultima sera. Era Sonny Rhodes, leggenda del blues e colui che ha preso il testimone lasciato da B.B. King, morto lo scorso 15 maggio. Considerato una delle ultime leggende viventi, Rhodes è un'importante icona del blues americano, un chitarrista versatile, dotato di una voce ruvida e di una passione innata per la musica. Suona la chitarra tipica del Texas, uno strumento che dà alla sua musica un suono unico e coinvolgente. Ma come si è avvicinato Rhodes al blues? By listening to 78 records from Ho iniziato ascoltando 7-8 pezzi proprio quando questo genere musicale è diventato popolare tra la gente di colore in Texas e negli Stati Uniti. Mi sedevo nella mia stanza, ascoltavo questa musica e mi dicevo: un giorno, quando sarò grande, voglio diventare un bluesman. Gli altri mi dicevano che, essendo io di colore, non ci sarei mai riuscito, perché i bianchi possedevano il blues a quei tempi, e mi dicevano: se vuoi farlo, devi farlo eccezionalmente bene. Nessuno credeva che ci sarei riuscito. Amo suonare perché mi rende felice. Adesso ho 74 anni e non c'è niente di meglio che io sappia fare che suonare il blues. Tra gli organizzatori del festival il consigliere comunale Giancarlo Graziaplena. Non potevamo immaginare un risultato così straordinario. Era nelle previsioni, per la verità. Però toccare con mano soddisfazioni di questo tipo è veramente toccare il cielo con un dito. Credo possiamo dire che il Molise è salvo anche grazie al blues.